questo gran questo lo fa apposta, questo lo fa apposta, certo, per noi lo fa apposta. Questo è saluta ancora prima di tagliare il traguardo. Salve, sono gasato, sono gasato perché oggi finalmente arriviamo alla seconda parte di video dopo appena due richieste, proprio due. Sono gasato perché questa è la parte che preferisco, ovvero il power slide, quindi praticamente i traversi di potenza fuori dalle curve, quelli veramente, quando sbagliamo ci trovate sul soffitto in alto e andiamo alto 20.000 metri, quelli bellissimi, bellissimi. Allora, l'ultimo video che è uscito era un tutorial su come entrare di traverso nelle curve, quindi vi ho spiegato come potete farlo voi con le vostre moto. Onesti, potete uscire di traverso dalle curve con le vostre moto? No. È una cosa figa? Sì. Quindi vi consiglio vivamente di guardare il video perché, cioè, raga, cioè, fare i traversi è la roba più bella del mondo, ma di cosa stiamo parlando? Vi garantisco che è 100 volte meglio della c***a, ma... 100, anche 110. Prima di andare avanti però vi ricordo che non siete iscritti al canale, molti di voi, quindi iscrivetevi. Vi ricordo che non mi state seguendo su Instagram, probabilmente questa è una cosa veramente grave. E poi volevo informarvi che ho aperto anche un canale inglese in cui faccio gli stessi video tecnici, però molto molto più approfonditi per il grande pubblico. Quindi se volete, qui in descrizione c'è il link e trovate più o meno gli stessi video. Adesso ce n'è uno solo, più avanti andremo più ne caricherò, solo video tecnici veramente molto molto approfonditi. Power slide. Dunque, partiamo dal presupposto che va fatto solo con le moto grandi, perché farlo in kartodromo uguale ai side, 100%, non proprio 100%, 95%, i pro, quindi io, no dai, c'è qualcuno che riesce a farlo anche in kartodromo, io ho imparato, però è veramente una cosa difficile, ma più che difficile è totalmente inutile, perché non ha nessun tipo di beneficio nell'andare più forte, è solo una cosa spettacolare, quindi non serve un cazzo, va bene solo per fare i video, tipo questo. In questo video avevo 15 anni e era quindi il 2015 con il Motard, con il 4,5, KTM del 2008, gran moto. Detto questo, come i traversi in ingresso, con le moto piccole e corte non si fanno i traversi neanche in uscita. Primo perché appunto la moto, essendo corta, è nervosa, quindi è difficile da gestire, e soprattutto perché le moto corte non hanno tanta potenza. E se voi non avete potenza, la moto la mettete di traverso, il problema è che poi non continuate il traverso, non c'è più potenza, quindi a un certo punto la ruota smette di pattinare, prende grip e vi lancia. Come avrete sicuramente visto nelle clip che vi ho lasciato all'inizio del video, tutti i traversi si fanno fuori da curve veramente veloci, perché fare un traverso fuori da una curva lenta non è mai una buona idea, perché la moto è tutta sul posteriore, quindi essendo tutto sul posteriore la moto è veramente appesa al grip della gomma dietro. Se fate perdere grip alla gomma in un momento in cui tutto il carico è sulla gomma dietro, quello che succede è che la moto si mette di traverso in modo molto repentino, ma più che si mette di traverso la perdete proprio, e poi quando arriva a un certo punto voi avrete chiuso il gas perché vi sarete cagati addosso, e chiudendo il gas appunto la ruota smetterà di spinnare, quindi la moto smetterà di andare di traverso, la ruota riprenderà grip e... side. Quindi si fa fuori dalle curve veloci perché la moto è bilanciata. Riuscite a gestire lo slide molto meglio perché comanda il gas e non siete più totalmente appesi al grip. Potete permettervi di perderlo perché la moto ha già inerzia. Ci sono due tipi di power slide, quello che vi aiuta e quello che non vi aiuta. Di quello che vi aiuta, tipo questo. Questa è un'altra clip della stessa curva ma con la moto 2, è Chavi Vierge. Quello che succede è che in questo tipo di curve in alcune occasioni è redditizio mettere la moto di traverso per girare la curva, perché essendo una curva veloce e nelle curve veloci è fatica tirare la moto dentro, così facendo il posteriore mettendosi di traverso aiuta a girare la curva e si può procedere in velocità crescente nonostante si stia continuando a girare. Se invece in quel caso la moto fosse stata dritta, probabilmente la gomma dietro avrebbe spinto molto su quella davanti e la moto avrebbe allargato. Questa è una mia clip in cui esco di traverso da una curva con la moto E. Yeah, Marcon is one of two entries from Tech 3 e-racing. It's the same format this year as it was last year, as you see the small billowing off the tire there from Marcon lighting it up as he runs turn 9. In questo caso però il traverso mi ha salvato perché sono entrato troppo forte, ho perso la corda, quindi inizialmente subito ci sono andato un po' vicino, poi però l'ho persa, non sono riuscito a tenere la corda, la moto ha iniziato ad allargare, io cosa ho fatto? Mi sono agganciato al gas, ho dato una manata di gas e la moto ha iniziato a intraversarsi, così facendo sono riuscito a stare in pista, quindi praticamente ho girato la moto con il gas. Torniamo sempre al discorso che serve potenza per fare questa cosa. Quindi con una moto 3, un 300, una qualsiasi moto che abbia meno di 100 cavalli è veramente difficile pensare di fare una cosa del genere, perché
appunto avete potenza per mettere la moto di traverso, per farla andare, però non avete potenza per controllarlo e per continuare il traverso. Quindi in quell'occasione quello che succede è che da un tentativo di traverso ottenete solo un A-side. No bello, mai, ve lo garantisco, no bello per niente. Il secondo modo è quello di fare un traverso per divertirsi, perché appunto è molto divertente. E questi sono una serie di esempi di traversi fatti per divertirsi. You're at Mugello in Italy in 4 weeks time. Chiaki no lo. Tässä nähdään hidastettuna. Tilanne on. Allora, come potete ben vedere, sono tutti un po' datati questi video, perché le MotoGP moderne non si prestano più a fare queste cose. Questo perché, oltre all'elettronica che si può decidere se usare o meno, comunque sono molto più basse, e sono più basse soprattutto, sono molto più cariche al posteriore per cercare di trovare trazione. Perché chiaramente in qualsiasi caso, se la moto va di traverso non sta facendo strada. Se invece la moto non va di traverso ha più trazione, quindi fa più strada. Poi che in dei casi sia più utile mettere la moto di traverso è un altro discorso, però se si può tendenzialmente non lo si fa mai. Ci sono casi appunto come la curva 13 di Valencia o come la curva Stoner a Phillip Island. Gets the rear wheel sliding to hold the corner radius. No one else has been able to fathom this out. In cui si tende ad andare di traverso, perché si va più veloce così, quindi facendo andare la moto di traverso e girando la curva di traverso, piuttosto che tenere la moto in trazione, fare più strada, però magari non riuscire a girare la curva alla stessa velocità, perché magari la moto spinge, allarga e non si riesce più a tenere la traiettoria. Appunto, le MotoGP moderne sono fatte per avere un sacco di trazione, quindi sono tutte schiacciate dietro, sono molto basse, e queste cose, questi traversi qui, fatti un po' spettacolari, a moto dritta non si vedono più tanto, soprattutto perché le gomme nuove sono anche molto più performanti. Mentre magari un 1000 di serie o una Superbike è una moto che si presta già di più, perché è molto più simile a una MotoGP di quegli anni, quindi 2003, 2004, 2005. Come potete ben vedere, fuori da curvoni Valentino ha fatto la storia, anche perché credo che tutti nel 2006, 7, 8 avessero avuto qualche video di Valentino del telefono che faceva queste robe da matti e era il numero uno a farle. Fortissimo anche Melandri, che fuori dall'ultima curva di Phillip Island ha deciso di fare questo. E cioè, raga, non so se vi rendete conto, ha staccato una mano per fare così di traverso a tipo 220 all'ora fuori di testa. E questo è perché vi ho detto che secondo me con una moto fare i traversi è la cosa più divertente che ci sia. Perché vi ho detto che questi sono per far spettacolo, perché chiaramente a moto dritta fare un traverso è una roba totalmente inutile. Si fa perché è spettacolare se ci si vuole divertire, però chiaramente in quell'occasione con la moto così dritta si può benissimo pensare di cercare trazione per far più strada, perché non si ha più bisogno di girare la curva, si è già usciti, quindi sarebbe molto più sensato cercare trazione. Però appunto, se vedete, erano sempre occasioni in cui i piloti che l'hanno fatto erano primi con un sacco di distacco l'ultimo giro per festeggiare, quindi del tutto giustificato. Il famoso vietato fumare di Guido Meda, e con una moto che è precisa vietato fumare, giustifica appieno un traverso fatto per divertirsi. La posizione da tenere in moto quando si vuole fare un traverso, se si parla chiaramente di un traverso fatto per andare forte e per girare la curva, è: il peso tende a stare molto avanti e molto verso l'interno, perché con l'obiettivo di fare andare la moto di traverso, quindi di perdere grip al posteriore, si cerca di scaricare il posteriore per due motivi. Primo, perché così la moto andrà di traverso più facilmente. Secondo, anche per un motivo, se vogliamo, di sicurezza, perché se la moto torna indietro e voi siete seduti sulla sella totalmente centrali e con tutto il vostro peso appunto sulla sella, quello che succede è che il vostro corpo sente un sacco il ritorno in linea della moto e probabilmente vi lancia verso l'interno. Se invece voi siete avanti e fuori, quando la moto torna indietro non vi dà così fastidio, perché siete molto appoggiati all'avantrano della moto, quindi sì, prendete un'imbarcata, però non siete vittime della moto. Se invece voi siete seduti come un sacco di patate, venite lanciati in aria. Chiaramente bisogna sempre fare i conti con il controllo di trazione, perché c'è, o meglio c'è in alcune moto. Il traverso che vi ho fatto vedere di Vierge con la moto 2 è un traverso fatto senza controllo di trazione. Il mio traverso con la moto E è un traverso fatto senza controllo di trazione, perché la moto 2 e la moto E non hanno il traction control. I traversi che avete visto delle MotoGP sono traversi fatti con il controllo di trazione. Chiaramente vi ho fatto vedere tutti i piloti che ne usano poco. Adesso, io non sono stato elettronico né di Valentino Rossi né di Marco Melandri, ma penso che quando hanno fatto quei traversi all'ultima curva, all'ultimo giro, il traction fosse spento. Non so se potessero spegnerlo loro dalle loro moto o cosa, però non si fa una roba del genere con traction attivo, è impossibile. Mentre il traverso che avete visto di Stoner, ce ne sono tanti MotoGP che fanno quel tipo di traverso ancora oggi. Quello è un traverso che si fa in MotoGP oggi, non si fa più il traverso a moto dritta praticamente, quello per festeggiare tra virgolette, perché è veramente difficile. Però appunto con la MotoGP, quando vedete fare dei traversi, è perché si sa benissimo che in quel punto
è meglio andare di traverso, è redditizio andare di traverso, quindi si programma l'elettronica della moto, il traction, perché in quel punto della pista, in quella marcia, quella velocità, quell'inclinazione sia più libero, e appunto questo rende possibile che in quell'occasione la moto si possa mettere di traverso, mentre che magari alla curva dopo, che è un tornantino, il pilota a centro curva faccia così col gas e non succede niente, perché poi venga gestito elettronicamente il discorso, che in realtà non è proprio così, però per spiegarlo ci vorrebbero 25 minuti di video. Se volete ve lo faccio, anzi scrivetemelo nei commenti come funziona il traction di una moto GP, se volete ve lo spiego, perché è molto diverso da quello delle altre moto. Non è vero che fa tutta la moto, i piloti fanno molto, molto più che con le altre moto, a dire la verità, perché è una moto GP, però appunto se volete ve lo spiego, voi scrivetemelo nei commenti. Comunque vi dicevo, è fatto apposta perché in un certo punto della pista, dove magari serve power slide, il traction sia molto aperto per consentire alla moto di mettersi attraverso in uscita, mentre la curva dopo c'è bisogno di un traction chiuso per uscire da un tornantino e cercare trazione, allora lo fanno in modo diverso. Il discorso della posizione in sella vale per la Moto2 come per la MotoGP, con la differenza che appunto si deve anche gestire il traction, però per un traverso è sempre busto fuori, testa che guarda dentro, abbastanza avanti, si lascia il posteriore tra virgolette scarico quando si fa andare, non si sta troppo carichi sul posteriore. Poi quando è ora di far finire il traverso, far riagganciare la moto, farla tornare in linea e uscire dalla curva, si porta gradualmente il corpo più in posizione per far riprendere grip alla moto lentamente, aiutandosi anche rialzando la moto, e quello appunto vi porta poi a uscire dalla curva come una fionda. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, iscrivetevi anche al canale inglese in cui escono i video appunto molto più approfonditi, per adesso ce n'è solo uno, credo che ne caricherò uno al mese, voi iscrivetevi, commentate appunto se volete il video in cui vi spiego come funziona il traction control di una MotoGP, e niente raga, ciao!